Cari telespettatori di Fano TV, oggi ci troviamo in via Cavour, nel centro storico di Fano, perché all'ex chiesa San Leonardo il candidato a sindaco Massimo Seri incontrerà i cittadini per far chiarezza sul tema della sanità. Un tema, come sappiamo, molto sentito, molto caro ai fanesi e al centro anche di questa campagna elettorale. Durante questo incontro pubblico sarà possibile dunque capire quale sarà, secondo il centro-sinistra, il futuro dell'ospedale Santa Croce. Qual è la situazione a Santa Croce? La situazione a Santa Croce è una situazione di quotidianità assoluta in cui si affrontano tutti i giorni i problemi inerenti alla salute delle persone ed è ovviamente gestito in maniera assolutamente efficace per quel che ci riguarda da tutti quelli che lavorano nell'ambito dell'ospedale. È chiaro che le difficoltà del quotidiano si vivono in tutti gli ambienti di lavoro e in sanità è particolarmente difficile, però devo dire che a livello organizzativo si fa di tutto e di più. Quello che avete ribadito oggi, che il Santa Croce è assolutamente aperto, ha dei servizi ottimi e che riporta anche dei numeri eccellenti, mi conferma? Assolutamente vero. Tutti i servizi, tutte le unità operative che fanno parte del nostro ospedale sono assolutamente di primo livello, ma non perché lo diciamo noi, ci viene riconosciuto da altri, ci viene riconosciuto dalle persone che in qualche modo accedono al nostro ospedale anche da realtà completamente diverse, cioè il flusso rispetto a quello che prima si poteva vedere è assolutamente invertito, nel senso se prima c'era solo una migrazione al di fuori di quella che è la realtà fanese o di Marche Nord, devo dire che attualmente insomma, il flusso si è realmente invertito, nel senso che cominciamo a vedere persone che da altre aree, da altre regioni accedono ai nostri servizi, credo, immagino per la qualità che possiamo offrire. Anche a livello nazionale devo dire siamo riconosciuti, l'otorino, l'oculistica, ma tutti i reparti, la pneumologia interventistica, ribadisco non perché la diriga io in particolare, cioè ormai hanno una diciamo risonanza di tipo nazionale, ma questo non sempre perché lo dico io, ma altri. Dottoressa, da quanti anni lavora al Santa Croce e come si è trovata sino ad oggi? Dunque, io lavoro in sanità da 40 anni. Ho sempre lavorato sull'ospedale di Fano, dal 2011 sono azienda ospedaliera, ospedale riuniti in Marche Nord. Non è mai cambiato l'obiettivo che mi sono data e che ci siamo dati noi colleghi infermieri all'interno delle strutture sanitarie, che è quello di soddisfare appieno tutti i bisogni e le richieste, le esigenze delle persone che accedono alle nostre strutture. Infatti lei oggi ha voluto insomma, raccontare un po' qual è la realtà a Santa Croce, forse un po' dissolta soprattutto nel periodo della campagna elettorale, ma assicurato lavoriamo per il meglio dei pazienti. Sì, siamo sul pezzo, come si dice, siamo tutti sul pezzo, i dirigenti medici fanno la loro parte perché approcciano il problema della persona per quanto è la loro competenza grande, quella di appunto evidenziare quello che serve a questa persona e poi noi con loro, insieme a loro, per la persona, completiamo i percorsi, ma completiamo nel senso che noi facciamo, portiamo le persone sulla presenza all'interno delle nostre strutture per aiutarle, per dargli dei consigli. I nostri medici, i nostri chirurghi hanno una presenza costante nei reparti e nei servizi e noi gli siamo vicini e noi siamo lì. Siamo lì perché loro hanno bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di loro per le persone che hanno bisogno. Dottore, quali sono i dati che emergono dai vari servizi del Santa Croce? La chirurgia, terrei a parlare della chirurgia di Marche Nord, non la chirurgia del Santa Croce, la chirurgia del San Salvatore. Esiste una chirurgia unica con un unico direttore, con un'equipe che lavora assieme e all'interno dell'equipe abbiamo diverse specializzazioni, con alcune specializzazioni che sono localizzate nel presidio del Santa Croce e alcune specializzazioni che sono al presidio del San Salvatore. Al Santa Croce abbiamo centralizzato tutti i casi di chirurgia della parete addominale, la chirurgia oncologica del melanoma, la chirurgia della tiroide, c'è la chirurgia della mammella che ha
un altro direttore. Poi sempre all'interno della chirurgia generale abbiamo tutta la chirurgia che riguarda i tegumenti, quindi la cute, stiamo parlando di tumori benigni e maligni, quindi della cute e del sottocute. Quindi tutta la patologia varicosa e vascolare ambulatoriale, quindi un'enormità di pazienti che vengono ad operarsi al Santa Croce, sia fanesi che non, in primis pazienti pesaresi e poi anche pazienti da fuori regione e da fuori provincia. È stato ribadito da molti di voi il fatto che in realtà spostarsi da Fano a Pesaro per determinati servizi non debba essere un grande problema, insomma altre realtà in altre regioni d'Italia si devono fare addirittura molti più chilometri, per cui questi 12 chilometri non dovrebbero spaventare, sono due strutture diverse con dei servizi altrettanto efficienti, giusto? Esatto, sono due ospedali che hanno due specificità completamente diverse, 12 chilometri, stiamo parlando di 12 chilometri, io la prima... di venire qua per andare a lavorare faccio 60 km al giorno, andata e ritorno, 120 al giorno, quindi a Spoleto, ma io sono perugino e quindi facevo 60 ad andare e 60 a tornare. I miei pazienti da Perugia facevano 60 km per venirsi a operare a Spoleto e poi tornavano a casa a Perugia, ne facevano altrettanti, ma è così in tutta Italia. I pazienti si spostano cercando le competenze, cercando la qualità. 12 km sono nulla se c'è un bravo professionista che ti fa un intervento corretto e una degenza post-operatoria veloce e priva di rischi, no? Dottore, in particolare l'oculistica sta registrando dei dati rilevanti, ce li può riferire? Sì, ma i dati chirurgici ci attestiamo su circa 5.000 interventi l'anno, dove trattiamo la totalità della casistica chirurgica in ambito oftalmologico, dall'intervento di cataratta, dall'intervento di glaucoma, con le ultime metodiche, con gli ultimi presidi a disposizione in commercio. L'amministrazione ci mette a disposizione veramente la tecnologia più recente in ambito oftalmologico. Quante visite invece? Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale ci attestiamo intorno ai 24.000 prestazioni ambulatoriali tra visite, esami strumentali, diagnostici come falangiografia, topografia e quant'altro. Questa attività si svolge in due presidi e la grande opportunità di avere un unico presidio dove poter svolgere la nostra attività è di importante rilevanza. Avete a disposizione la strumentazione necessaria ed efficiente? Sì, assolutamente sì, come dicevamo tecnologie all'avanguardia sia per la chirurgia della camera anteriore che della camera posteriore appunto retinica, dunque tecnologie veramente all'avanguardia, la stessa tecnologia che troviamo in paesi anche tipo Stati Uniti, Australia, che per noi sembrano quasi dei riferimenti che in realtà nella nostra realtà tra virgolette piccola di Marche Nord, ma che piccola non è, abbiamo tecnologie della stessa taratura. Ecco, per concludere, secondo lei i pazienti insomma, che vengono al Santa Croce ogni giorno hanno paura che l'ospedale possa chiudere? Qual è la sensazione generale? Ma diciamo che il Santa Croce io non ho questa percezione che l'ospedale stia chiudendo, anzi l'unione di Fano con Pesaro ha creato un sinergismo che ha portato al raddoppiamento dell'attività sia di visita che chirurgica, perché precedentemente svolgevamo separatamente i due presidi circa 2.600 interventi ed oggi ne svolgiamo esattamente il doppio, dunque siamo su 5.000 interventi con un organico, a dir la verità, anche ridotto rispetto a prima. Dunque l'unione sicuramente fa la forza. Ci aspettiamo che l'ospedale unico venga fatto nel più breve tempo possibile, questo sia per, come si è detto oggi in questa giornata, che è sempre utile parlarne, che possa essere così un ambiente favorevole sia per lo svolgimento della professione, che possa essere anche un luogo dove i cittadini abbiano le cure più adeguate. Quando lei parla di ospedale unico intende un ospedale nuovo compreso il Santa Croce, quindi rimanendo... Sì, certamente. Cioè, sì, adesso nel dettaglio, come parlava il sindaco Seri, presumo che rimarrà un pronto soccorso, quindi, insomma, adesso, però per la cosa importante è che l'attività chirurgica si svolga in un unico ambito, questo è importante sia per la sicurezza del paziente e dei professionisti che operano all'interno.
Sindaco, lei ha voluto fortemente questo incontro che ha visto la presenza di tanti professionisti, in questo caso del settore, e ha voluto fare un po' luce a pochi giorni poi dalle elezioni del 26 di maggio. L'obiettivo principale, l'ospedale, si legge appunto dal manifesto, rimarrà aperto? Sì, per fare un po' di verità, perché veramente non se ne può più. Sempre giocare sulla pelle di chi ci lavora e sulla pelle delle persone che hanno bisogno. Bisogna dire le cose per quel che sono, chiamarle, come mi piace dire, per nome e per cognome. È chiaro che le problematiche ci sono, viva Dio, chi non le riconosce. Però tutte sempre queste calunnie, questo raccontare che il Santa Croce è chiuso, che viene svuotato. In realtà ho voluto dimostrare, far raccontare da chi lo vive, non lo racconta il sindaco o un politico di turno in modo interessato, ma lo racconta chi tutti i giorni sta dentro l'ospedale e dà servizi alla nostra città. E hanno raccontato cosa c'è dentro. In questi anni Santa Croce è cresciuto, sono aumentati i reparti, sono aumentate le attività, ci sono delle eccellenze. La gente inizia a venire da fuori regione al Santa Croce di Fano. Questa è la verità. E mi dispiace, mi fa male quando sento chi addirittura si candida a voler fare il sindaco della città a parlare male della propria città, a parlare male della propria sanità. Allora, diciamo le cose per quel che sono, parliamo anche dei problemi, per come affrontarli, come superarli, però dire che il Santa Croce è svuotato, il Santa Croce è chiuso, è una emerita bugia. La realtà è ben diversa. A Santa Croce ci sono tante cose, tanti posti letto, come ci sono al San Salvatore, tante cose e tante posti letto. Poi alcune cose sono a Santa Croce, non sono al San Salvatore, ce ne sono alcune che sono a San Salvatore e non ci sono a Santa Croce. Però anche su questo, diciamo le cose per quel che sono. Questa situazione parte da molto lontano. A fine anni 90 tutte le rappresentanze politiche sono giunte ad una considerazione di andare al superamento di due ospedali per farne uno integrato. E quando si fa una scelta di ospedale integrato su tre stabilimenti ospedalieri, è chiaro che ci sono una serie di disservizi. In un ospedale normale si passa da un corridoio all'altro. E quando tu hai tre stabilimenti ti sposti con l'ambulanza. Questo è un disservizio. Però è un conto è raccontare questo, è un conto dire che il Santa Croce è vuoto ed è svuotato. Si offende chi ci lavora, le professionalità alte che ci sono e soprattutto da sindaco, da fanese, mi dispiace, perché bisogna essere anche orgogliosi delle cose belle che ci sono. E all'interno ci sono dei bei servizi e delle presenze importanti. Lei crede in questo nuovo ospedale? Lo auspica? Io ho sempre detto, non sono mai stato contrario ad una nuova struttura, perché qui la gente sempre più trova l'efficienza, cerca l'efficienza, la tecnologia avanzata e i professionisti, e questi noi li abbiamo quando abbiamo anche strutture moderne che sappiano raccogliere tutta una serie di situazioni. Oggi c'è una situazione complessa, organizzativa, e questo lo sappiamo benissimo, ma non sta al sindaco di Fano prendere queste decisioni, queste sono in capo alla regione, perché lo ricordo ancora una volta, la competenza sanitaria della regione e del Ministero della Salute. Quando noi giochiamo a fare i fenomeni a livello locale significa non voler affrontare le questioni, voler solo giocare demagogicamente in modo strumentale per prendere due voti di più sulla pelle di chi lavora dentro le strutture e di chi deve avere i servizi. Certe volte poi certe dichiarazioni sono un vero e proprio atto di terrorismo per spaesare la gente e magari farla andare anche fuori provincia e in altre regioni, quando in realtà ci sono delle situazioni importanti dove altri vengono a cercare questi servizi. Ecco, un po' di onestà e di giustizia e di verità va sempre detta. Che cosa risponde per concludere a coloro che sostengono che il nuovo ospedale porterebbe alla morte, alla chiusura del Santa Croce? Beh, intanto anche queste sono cose che risalgono, lasciatemelo dire, a scelte antecedenti al mio arrivo, perché anche con questa storia il sindaco chiude il Santa Croce, lo svuota, primo non sta nelle competenze del sindaco, e tutte queste scelte, viva Dio, le vogliamo dire una volta per tutte con gli atti alla mano, perché un conto sono le chiacchiere che si raccontano, un conto sono gli atti amministrativi. Io mi reputo una persona seria, le bugie non le racconto, mi confronto con tutti, ma fuggono tutti quando dobbiamo parlare con gli atti alla mano. E gli atti alla mano raccontano di tutte date antecedenti al 2014, giugno 2014, quando questo sindaco è arrivato. E allora chi dice che Seri ha chiuso il Santa Croce, io rispondo che forse questi lo dovrebbero dire a se stessi. Poi
magari portano, cambiano, come si dice, il testimonio del momento solo per raccontare certe storie, perché risalgono a quando c'erano altre responsabilità. E allora, per rimanere sullo stesso linguaggio, che non mi piace, perché è un linguaggio basso che parla alla pancia della gente, che magari porta qualche voto in più, io queste cose non le faccio. Però stavolta una risposta con lo stesso livello gliela voglio dire. A chi dice che Seri ha affossato il Santa Croce, io rispondo che è l'esatto contrario. Se c'è uno che nella storia di questa città ha veramente difeso il Santa Croce, questo sono io, con atti alla mano, perché fino ad oggi la destinazione di Santa Croce col nuovo ospedale era quella della chiusura, con Massimo Seri sindaco, con il protocollo che tutti hanno contestato, le opposizioni, senza dire veramente di quello che si parla, sancisce che anche se nascerà un nuovo ospedale, il Santa Croce rimarrà un ospedale a Fano e aperto. Sindaco, mancano davvero pochissimi giorni, pochissime ore. Vuole fare un ultimo appello ai cittadini fanesi? Sì, fate attenzione a quello che vi raccontiamo, mi ci metto anch'io. Io cerco di dire la verità. L'ho dimostrato in questi anni di avere avuto competenza, di essere riuscito a portare dei risultati mai avuti prima in questa città, traguardi importanti che erano accompagnati da professionalità e competenze che ho dimostrato di avere. Per questo, se devo fare un appello, chiedo di ridarmi fiducia per proseguire in questo lavoro per altri 5 anni, per darmi la possibilità di proseguire nel lavoro iniziato, per rendere questa città sempre più bella, e anche per quello che riguarda la sanità, per proseguire nei risultati che ho ottenuto, perché effettivamente, rispetto a tutte le scelte antecedenti al 2014, dal mio arrivo sono solo arrivate cose aggiuntive nella nostra città in riferimento alla sanità.